1983. Il pubblico ministro venisse sottoposto all'interrogatorio, come si chiamava una volta. Lei però per legge può anche non rispondere alle domande che le andremo a fare. Lei vuole essere sottoposto ad esame, sì o no? Sì, sì. Avvertito della facoltà chi ha di non rispondere alle domande, stesso risponde, intendo essere sottoposto ad esame. E allora prima risponde alle domande del pubblico ministero. Signor Rina, lei è accusato in questo procedimento di essere il mandante del tentato omicidio di Alberti Gerlando. Lei lo conosceva Alberti Gerlando? Io non conosco Alberti Gerlando. Non conosce Alberti Gerlando. In particolar modo, a suo carico, ci sono le dichiarazioni accusatorie di Mannoia, Contorno e Buscetta. Lei li conosce Mannoia, Contorno e Buscetta? Ma io non conosco nessuno di queste pentite, signor pubblico ministero, e quindi casco un po' delle nuvole come entro, certo, come entro nei processi lo so perché... Senta, aspetti una cosa, poi ci sono altri tre pentiti più nuovi di questi, che sono Mutolo, Marchese e Drago. Lei conosce Mutolo, Marchese e Drago? A Mutolo lo conosco. Come lo conosce Mutolo? A Iaccio no. A Mutolo come l'ha conosciuto? Lo conosco perché è stato in carcere con me nel 1960, fine 65-66. E il Marchese Giuseppe lo conosce? No, non lo conosco, signor Presidente. Ha motivi di rancore con questo Marchese Giuseppe, con la famiglia Marchese? Io no. Tant'è vero che so che mio cognato ha sposato una Marchese, che io manco conosco mia cognata, quindi pensa se posso conoscere io il Marchese Giuseppe. Che è un bambino. Lei a sua cognata non la conosce? Come non no, la conosce? No, non la conosco. Non l'ha mai frequentata? Non l'ho mai vista, non l'ho mai frequentata. Per le mie situazioni che mi trovavo io. Ah, ho capito. Per cui lei diciamo, siccome era latitante, non ha mai conosciuto sua cognata. Ma io voglio precisare una cosa, signor pubblico ministero, che il Marchese, quando è stata arrestato, aveva 18 anni, era un bambino, perciò si immagina, se io non conosco mia cognata, come posso conoscere Marchese Giuseppe? E tutte queste persone perché l'accusano di essere il capo di Cosa Nostra, il capo della commissione? Perché? Beh, signor pubblico ministero, è semplice. Sono pagate, sono gestite. E c'era pure Tortora che era accusato di 16, 17 pentite. E quindi perché non posso essere accusato io di 10 o di 15 o di 17 o di 20 pentite? Quindi consisto come Tortora io, cioè ci ha girato. Signor pubblico ministero, lei dice perché tutte queste? Ma è semplice, sono pagate, sono gestite, e fino a giorni mesi fa, se legge in una rivista che il ministro di grazia e giustizia, cioè il ministro degli interni, dà 100 milioni a Buscetta, e quindi Buscetta certo, come fa Buscetta a non accusare? Senta, lei quanti anni è stato latitante? Io sono stato latitante, non vorrei manco sbagliare, dal mese di giugno, di luglio 69, fino al giorno che mi hanno arrestato. Possiamo fare i conti, signor pubblico ministero. Fino al 92. Saranno, no, 69 al 93. Quindi possiamo fare 24 anni, quasi circa 23 anni e mezzo, quasi 24 anni. E come ha vissuto in questi 24 anni? Come ha vissuto, come si vive? Campando, lavorando e andando avanti, signor Cucuzzi. Che lavoro faceva? Io? Lavoravo, chi mi dava lavoro quando trovavo andavo a lavorare. Sotto falso nome, con il suo nome, come ha fatto a lavorare? Sotto il mio nome non potevo lavorare, sotto falso nome. Sotto falso nome. Ok. Senta, un'ultima domanda. Di Maggio Baldassare lo conosce? No, non lo conosco. Eppure Baldassare Di Maggio è quello che l'ha fatto catturare. Ma guarda, Di Maggio... Come ha fatto a farla catturare? Di Maggio può fare semplice, farmi arrestare o a me o ad Accio, ma io parlo per me, giusto? Come noi abbiamo un territorio con Leone vastissimo che... si attiene fino ai porti di San Giuseppe Ato e quindi Piana, Marineo e tutte queste di San Giuseppe Ato e San Cepesello, Marineo e Roccamena hanno terreni che lavorano verso queste contrade di Corleone
E quindi, come questo fosse suo padre, faceva il pecoraio, aveva le pecore verso queste zone nostre, quindi niente di strano che mi poteva pure conoscere di campagne che abbiamo in quelle zone. Solo così io posso pensare che mi può conoscere, ma io non. Ma lei l'ha conosciuto? Io no. E come ha fatto a riconoscerlo se lei era da più di 20 anni latitante? Ma che cosa ci posso dire come ha fatto? Questo non lo so, poteva avere qualche fotografia data dalla polizia, qualche cosa, non ci saprei dire, cioè come ha fatto. Ok. Senta, lei dei suoi coimputati chi conosce? Pullarà Giovan Battista lo conosce? Ma i miei coimputati, il proprio ministero, non conosco nessuno. Non conosco. E posso pure ancora dirle, sì, che di questo processo. Di questo processo, sì, dico sì, di Pullarà, sì, di Spadaro, ho visto qualcuno qua che alle volte, ma io di queste mie coimputate non conosco nessuno e posso anche dimostrare, il pubblico ministero, che non sono stato mai assieme carcerato, non sono stato mai assieme, cioè nei ristoranti, non mi sono mai trovato in alberghi, non mi si trovano assegni, non mi si trovano telefonate, ma insomma, se io con questo sono amici o sono. Non ci dovesse essere qualche riscontro, qualche cosa, non lo so. Così, un'amicizia, io sono amico con Gaio, cosa, ammutalo che l'ho conosciuto, e perché non lo devo dire? Comunque l'ho conosciuto. Ma. Soltanto in carcere, diciamo. Ma certo, perché io poi non l'ho visto più quando Mutolo è uscito, signor Presidente. Io Ammutolo è uscito, non mi ricordo se è uscito verso il 66, ma credo che nella fine del 66, io non ci saprei dire. Io non l'ho visto più. Ammutolo, sempre ricordo che stava in cella, che faceva un po' il pazzo, sua madre era pazza, sua madre era ricoverata al manicomio in Palermo, lui era poi stato dopo anche ricoverato pure ai manicomi, quindi qua siamo di fronte anche a certe pazze e di famiglia di pazze, perché la madre era ricoverata al manicomio a Palermo e l'ha ammesso quanto ci ho fatto anche il confronto l'altra volta a Roma, a Mutolo. Io proprio questa non è che me lo cosa, può ricordare alla Corte di Assise che condanne definitive lei c'ha? Ma io potrebbe pure domandarle al Presidente, perché i condanni che me le dà il Presidente, io se c'è dire la verità. No, quelle definitive. Se c'è dire la verità, ma quelle so. Definitive. No, signor. Scusatemi. Il Presidente è il Presidente, semmai le condanne gliele dà la Corte. Vabbè, dico il Presidente la decide. La Corte è presieduta dal Presidente che in alcuni casi sono stato io. Signor Presidente, prego. Io non vorrei. Dico per la precisione. Non vorrei fare errore col proprio ministero, perché io non so quanto condanni ho definitive, posso dire che ce ne farò due, ma gli altri non glielo saprei dire. Per quali reati? Per quali reati lo può ricordare? Ma no, sempre per la solita condanna, cioè che sei per concorso morale, perché io condanno specifico. Concorso morale in quale reato? Ma che se uno è capitano Basile. Omicidio del capitano Basile e associazione per delinquere del Maxi 1, esatto. Per appartenenza a Cosa Nostra. Va bene, grazie. Cioè io definitivo ho queste due che si vuole, poi se ce n'è qualche altro non lo so. No, dice bene, definitive dice queste due, più ce ne sono altre. Sì, tre, no, altre che ancora non sono che non sono definitive. Va bene. E allora, avvocato Romano, domande? No, signor Presidente, io volevo dire. Prima di volere dire una cosa, prima continuiamo con. Ma mi dica una cosa, lei Greco Michele non l'ha conosciuto? No, signor Presidente, non l'ho conosciuto. Ma Greco Michele non l'ho. E a Calò Giuseppe? Nemmeno, signor Presidente. Non l'ho detto. Sto insistendo su alcuni nomi particolari, in modo particolare. No. E allora, che cosa voleva dire? Signor Presidente, io volevo dire che qua leggo in questo ordine di custodia cautelare qualche cosa, cioè proprio di Marino Mannoia principalmente, che dice di avere sentito prima che si sentisse gridare, poi ha sentito all'aria, insomma, questo Marino Mannoia mi pare che parla e poi finisce per non dire niente. Cioè, perché non dice niente? Perché una volta ce lo raccontano gli imputati, una volta l'ha sentita all'aria, una volta glielo raccontano a Ciane, insomma, una volta
io conosco l'avvocato, se non ricordo male, Zarcone. Dice, Presidente, ma come devo fare per io dimostrare che non conosco l'avvocato Zarcone? Io non lo so, io non sono più in condizione di capire più come deve fare una persona per dimostrare che non conosce... No, guardi, Dina, Marino Mannoia, non dice che lei conosce l'avvocato Zarcone. Marino Mannoia non lo dice affatto. Ma dice che ho mandato notizie, ho mandato... Ah, questo è un... Quindi che cosa... Che cosa lei sta dicendo? Dice Marino Mannoia che conosce l'avvocato. Marino Mannoia, proprio questo, proprio Marino Mannoia, queste affermazioni precise non le ha fatte nei suoi confronti. Dico io, come devo dimostrare, come devo fare, signor Presidente? Ma noi siamo qui, stiamo cercando di verificare. La pregherei, mi scusa se io non che voglio dare suggerimenti, ma la pregherei per dire, ma vogliamo vedere se in una stanza che ci sono 10 persone e... uno che grida delle scale, non lo so, io sta settima sezione, pur essendo carcerato a Palermo, le devo dire che non so manco dov'è. Non ci sono mai stato, non, né di dentro né di fuori, quindi no. Ma vogliamo vedere, signor Presidente, vuole vedere lei con la Corte se si sentono queste voci, che lui ha detto che ha sentito voci, e che poi, non lo so, una cosa che lei può verificare, lei con la Corte, perché mi sembrasse più opportuno, e vedere se questo dice verità. Certo, perché certo. Quello che dice Mannoia, signor Presidente, Mannoia ha assistito al processo in Marchese 1, ha assistito, quindi aveva tutte le dichiarazioni di Buscetta, tutte le dichiarazioni degli altri, quindi ci viene facile poi a dire la lettera, signor Presidente, che parla di una lettera, Mannoia, di una lettera, mi pare che qua, dice una lettera che Buscetta ha scritto a Gellante, mi pare, Alberto, mi scusa se la pronuncia di sta Alberto. No, vabbè, ci comprendiamo, Alberto, Gellante. E in questa lettera dice lui che la passa a figlio, il figlio la passa a Alberto e ci chiede delle cose. Ma io mi domando, leggendo qua, ma signor Presidente, ma questa lettera c'è stata, non c'è stata, cioè esiste, non esiste? Boh, io non lo so, poi saranno gli avvocati. Lei con la Corte dice di stabilire se. E quindi quando si parla di questa persona c'è di vedere se dice verità o dice siamo qui per verificare proprio bugiarderie, perché la lettera, signor Presidente, è un documento, la lettera dovesse trovarsi, dovesse sì, ammettiamo che Giolanda Alberti non la vuole dare, questa lettera. Ma poi mi pare che di rimando ci sono anche lettere scambiate che Buscetta dichiara che ci scriveva a... Ma lei, a questo, ma lei, Dina, mi dica una cosa, ma lei a Buscetta non l'ha mai incontrato? No, signor Presidente, non l'ho mai incontrato e gli devo l'ha, fare... L'ha conosciuto lei? No, no. Le devo precisare oggi. Ne ha sentito parlare di Buscetta? Sì, di sentire parlare, certo, ne parlano tutti in televisione, tutto. Io l'altro giorno, signor Presidente, non so se a lei può servire, io voglio dire di Buscetta, l'altro giorno trovandomi io a Reggio Calabria, per richiesta del mio avvocato di Reggio Calabria, l'avvocato Scaffari, sentito Buscetta per, mi pare, come per teleconferenza, gli ha domandato se conosce Salvatore Zina. O, per meglio dire, la domanda più specifica. Lei ha detto al giudice istruttore Falcone, nel mese di luglio dell'84, che non conosce Salvatore Zina. E lui l'ha ammesso che non mi conosce, cioè ha detto, ha dichiarato, perché si può vedere del processo lì da Marchese 1, signor. Se prendono le dichiarazioni di Buscetta e vediamo se... Dice sì, è vero, avvocato, che io ho dichiarato che non lo conosco. Però ora ho pensato che per disprezzarlo dico che lo conosce e poi, precisa, è perché è imputato per l'uccisione dei miei figli. Quindi dice, io parlo per questo. Quindi parla per vendetta, signor Presidente. Quindi lo dice lui che però parla per vendetta, non è che lo sto dicendo io. Cioè... Va bene, abbiamo capito. Mi dica un'altra cosa, un'ultima cosa. Lei ha dichiarato poc'anzi di
avere conosciuto solo Mutolo Gaspare, perché eravate assieme, ma avete avuto mai i contrasti con questo Mutolo Gaspare? Il Presidente, che io ricordo, no. Mutolo Gaspare è stato, cioè che io mi trovavo in una cella a Palermo, è venuto, lui è trasferito, non so, in un'altra sezione, penso, è venuto lì, è stato parecchi mesi con me, poi è uscito, quindi io non l'ho visto più. Io, signor Presidente, volevo solo precisare una qualche altra cosa qua con Buscetta, perché leggo a un dato punto, non so io se leggo bene o leggo male, perché purtroppo... Cos'è questo provvedimento di custodia cautelare? Sì, sì, del foglio custodia. Di quale processo? Questo qua, signor Presidente. Di questo processo. Questo viene interrogato, mi pare che il 3 ottobre del 1991, e a foglio 6, è proprio come stare, a foglio 6, dove dice che lui non aveva saputo di sta attentato, a come vogliamo chiamare questa cosa che era successa a Berte, ma l'abbia saputo tramite Badalamente Gaetano. Ma come, signor Presidente, l'ha saputo tramite Badalamente Gaetano? Ma lui c'era amico, lui ci scriveva, lui se ci sentiva, e lui l'ha saputo nel 91. L'ha sentito di... No, vabbè, ha precisato. Ha precisato. Ha precisato nel senso che lui non era a Palermo. Mentre si trovava all'estero si è incontrato con Badalamente e l'ha saputo lì. In quel periodo lui non era a Palermo. Signor Presidente, così risulta dalle dichiarazioni. Andiamo più avanti, vediamo. Dalle dichiarazioni rese da Buscetta. Vediamo che cosa dice. Che cosa dice a foglio 8 della custodia sempre cautelare. Signor Presidente, io non lo so, qua ci sarà errore o di stampato. Vediamo, lega, vediamo. Qualche cosa ci deve essere che non va. Il Tommaso Buscetta dichiara in data 3/10/83. Signor Presidente, all'83 Buscetta non era carcerato. Buscetta non era. E come mai io qua leggo? Dichiara. Dichiara. Le dichiarazioni lei le può fare. La posso fare avere? No, la tenga lei, abbiamo... A foglio 8. Continui quello. Il 3/10/83, che sino al settembre del 1982, prima della scomparsa dei suoi figlioli, che i suoi figlioli si trovavano a carcere di Palermo, e suo figlio aveva fatto pervenire ad Alberto, detenuto a Palermo, dove una lettera, diverse lettere avanze, nella quale gli manifestava il suo proposito di tornare dal Brasile per solurare o ammazzare al signor Calò. Ora, signor Presidente, queste lettere, queste falsitudini che sono falsi, lasciamo andare la data che è falsa la data, ma andiamo le sue falsitudini, sono una cosa incredibile. Immaginabili, perché lui nella fine 80, non insisto, pure 81, perché l'ho letto nei giornali, l'ho letto in tutte parti, ma c'è il signor Calò che ci possiamo dire se lui andò a trovare il signor Calò tramite suo fratello che aveva bisogno di stare a Roma, e il signor Calò ci ha dato la casa, le chiavi, gli ha lasciato l'appartamento. Quindi se lui voleva fare male al signor Calò, non aveva motivo di scrivere lettere a Gillenda Alberto, perché sapeva dove abitava, dove stava, e ci poteva andare a bussare alla porta, se fosse vero quello che lui dichiara, e quindi il discorso fosse venuto lì. Ma che vuole preparato il terreno di Alberto, dice lui. Ma che terreno ci doveva preparare a Berte, signor Presidente? Ma Calò era carcerato o era fuori? Vabbè. Ma se era carcerato, voleva sapere che cosa diceva Calò. Se Calò era carcerato, allora va bene tutto quello. Ma signor Presidente, ma perché queste lettere? Dove sono queste lettere?
che il cognato l'altro giorno interrogato da lei qua e della corte ha dichiarato che non ha visto mai lettere, non ha sentito mai lettere. Quindi la verità è che il cognato stette 3 anni assieme nella cella assieme, quindi se ci trovavano lettere di buscetta, signor Presidente, l'avesse visto, l'avesse sentito, non ci dico l'avrebbe letto. Ma il signor Buscetta ne le vuole portare queste lettere di rimando di Alberti? Presidente, io dico, questo processo, come si può andare avanti così? Io non lo so, questo processo, cioè quello che dicono i pentiti sono orocolato. Signor Presidente, me la deve fare dire altre due parole. Quando il presidente del processo Terzi, che era sempre il seguito al Marchio Seuno, ma perché io lì sono venga assorbire tutte di cupola? No, io lo domando, perché venga assorbire del nome Ciri e di Bagheria? I processi non è che sono tutti uguali. Ogni processo fa una storia. No, ma io non lo conosco. Ma io gli devo fare, mi scusa, una precisazione. Che il presidente, quando andò a interrogare a Buscetta e a Condorno, gli ha fatto delle domande specifiche a questi due signori, dicendoci, ma lei cosa ha da dire da Rina? Ma, grazie di cielo, da Rina che cosa non si dice, signor Presidente? Grazie di Rina, 100 omicidi, di puro, so. Però quando il Presidente gli ha chiesto che cosa mi hanno visto commettere loro, cioè i Buscetta e il Condorno, noi nulla. E il Condorno, noi nulla, a noi non ci risulta nulla. Allora, signor Presidente, io vengo assolto di quel processo, ma vengo assolto in primo grado, vengo assolto in secondo grado, vengo assolto in Cassazione, poi mi si fanno un altro processo di grado, mi pare grado, e vengo pure assolto. Signor Presidente, ora non c'è forma e maniera che queste pentite di smontarsi, queste pentite sono orogolate. Queste vendite sono gestite bene, pagate bene e credute anche bene, signor Presidente. Me lo lascia dire. E quindi così andiamo avanti. Signor Presidente, io niente, se lei avete qualche cosa da domandarmi, io sono qua a disposizione sua, della corte. Quello che c'era da chiedere, l'abbiamo chiesto, il pubblico ministero. Un'ultima domanda, se conosce Cancemi Salvatore? Non lo conosco, signor. Grazie. Va bene, Rina, se può. Signor Presidente, la ringrazio per avermi ascoltato. È il suo diritto a parlare, difendersi. E siamo qua, la volontà del Signore. Ci affidiamo a quello là, guardate. Quello. Io allora, a questo punto il Presidente, va bene.